Va bene, datevi una calmata. Ho una piccola aggiunta da fare riguardo alla consulenza che vi ho offerto. Il consulente sarà a vostra disposizione già a partire da oggi, dopo la scuola, in infermeria. Il dottor Marucchi resterà qui solo fino alla fine di novembre, perciò affrettatevi se volete parlargli. Va bene, insomma, se vuoi arrivare al rango massimo, cerca di farlo subito. Molti di voi potranno decidere se incontrarlo o meno, ma con alcuni studenti parlerò più tardi. La scuola ha deciso, per questi individui le visite del dottor Marucchi saranno obbligatorie. Prip prip! Ehi, voi ci andate? A cosa? Alla seduta di consulenza? Sembra quasi di essere costretti. Ho detto a Marucchi che l'avrei fatto, ma non so davvero se mi piace come idea, sapete? Facciamolo, non c'è molta scelta, vuoi saltarla? Facciamolo! Già, meglio non attirare altra attenzione su di noi in ogni caso. Io credo che ci andrò oggi. Forse ci andrò anch'io. Il consulente? Lady Anna ha ragione, vai a parlargli così da non attirare su di te attenzioni indesiderate, ok? Va bene, andiamoci. Pam 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 pam. Chi sarà il primo? Sì? Eccola qua, è arrivata Annettina. Benvenuta, sei qui per la seduta di consulenza? È un brutto momento. Certo che no, è sempre un buon momento se non sono già con uno studente. Vai, siediti. Sono felice che tu sia qui, gradiresti uno spuntino? Ma che palle con sti cazzo di snack, Marucchi, basta. Allora, cominciamo? Oh, ma prima rilassati, va bene? Sono qui solo per ascoltare quello che, di cui vuoi parlare. Va bene. Anche se al momento ho solo una cosa in testa. Sì, direi che ha perfettamente senso. Ma non devi per forza parlarmi. Se vuoi puoi anche prendere un paio di snack e andare via. Che coglioni, Marucchi, con sti snack, va bene? No, va bene. So che dovrei parlarne con qualcuno ad ogni modo. Sempre se lei... sempre che lei voglia ascoltare una storia lunghissima. Va bene, sono qui per quello. Assolutamente, prenditi tutto il tempo che ti serve. Va bene. Come i discorsi di The Sims che sono senza senso. Capisco, è una cosa orribile da fare a una persona. Sì, è per questo che volevo pareggiare i conti con lui. Per Shio. All'inizio credevo che Kamoshida dovesse subire la stessa sorte che stava per toccare a Shio. Ma? Più tardi ho capito che non era giusto. Se si fosse tolto la vita, la sofferenza di Shio non sarebbe scomparsa. Gli avrebbe dato solo una scappatoia. È così. Sai, sei una giovane donna molto matura e con la testa sulle spalle, Takamaki-san. Penso che stia sbagliando. No, anzi, sei più matura di quanto lo fossi io alla tua età. Non ero neanche lontanamente paragonabile a te. Non è che abbia fatto nulla di speciale. Se non avessi vissuto anch'io esperienze dolorose, non sarei diventata così matura. Capisco. Allora, cosa ti preoccupa? Adesso? Spero solo che Shio guarisca presto. Abbiamo sofferto entrambe, ma vorrei ridere e scherzare con lei come facevamo prima. A questo punto, non me ne frega niente di Kamoshida. Meno male. Questa è una bella prospettiva. Non puoi cambiare il passato, ma vuoi davvero andare avanti camminando a testa alta? Il succo è questo? Sì, mi sembra giusto. Ecco, sarebbe stato meglio se non fosse successo nulla di tutto questo, ma... sì, sono decisamente d'accordo con te. Ma è impossibile cancellare le tragedie della storia. Eh sì, se solo fosse così, vero? Tutti sarebbero più felici se potessimo veramente farlo. Mamma mia, quanti retroscena che stanno già apparendo fin da ora. Capisci tante cose rivedendole all'inverso. Oh, ho perso la cognizione del tempo. Dovremmo concludere la seduta qui per adesso. Grazie infinite per essere venuta qui. Di niente. Oh no, grazie a lei. Mi sento molto meglio ora che mi sono sfogata. Di niente. Mi fa piacere sentirlo. Te lo sei meritato. Sentiti libera di passare di nuovo. Non credo che lo faranno, tra l'altro, a meno che non lo facciano vedere. Lo terrò a mente. Arrivederci. Ciao. Pam pam pam. Beh, sono andata alla seduta.
Anche tu se andrai presto, vero Phoenix? Com'è andata? Beh, non è stata così dura come aspettavo. Credo che dovresti andarci e dargli una chance. Parlare con il dottor Maruki sarà più facile di quanto tu creda. Ok, a domani. Insomma, oggi non possiamo uscire con lei. Non avevi appuntamento per la consulenza? Devi andare all'infermeria dell'edificio laboratori, giusto? Aspetterò che tu abbia finito. Ah, così automatico? Ah, ciao! Pure tu sei qui per una visita? Esatto. Davvero? Dottor Maruki è un ottimo consulente. Beh, meno male. È da un po' che vado da lui, da prima che arrivassi qui alla Shujin. Ore? Oh, non sapevo che voi due vi conosceste. Non sopravvalutarmi, Yoshizawa-san. Non sono niente di speciale. Beh, devo andare, scusami. Ciao. Mamma mia, che caruccetta lei con quelle guancettine. Allora, che ne dici? Ci accomodiamo? Andiamo. Pam param pam pam. Benvenuto, grazie per essere venuto. Abbiamo stretto un accordo, giustamente. Beh, farò in modo che ne valga la pena. Va bene, assolutamente. Bla 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 bla. Capisco. Grazie, credo di aver capito in che genere di situazione ti trovi, Star-kun. Beh, a dirla tutta, la scuola mi ha fatto un breve resoconto sulle circostanze del tuo trasferimento. Beh, ora sto bene. Ma prima non era così, immagino. Cerca di non strafare, ok? Va bene. Ora che mi hai parlato più di te, penso di aver capito qualcosa. Sembra che tu sia riuscito a riconciliare il tuo mondo interiore con quello esteriore. Vorrei sottolineare che è davvero notevole, anche tra gli adulti solo pochi sono quelli che ci riescono. Davvero? Come dire, sai che abbiamo tutti una realtà interiore, un ideale di noi stessi a cui aspiriamo. Come essere uno studente modello, o essere amato e considerato, quel genere di cose. Davvero? Ma la realtà idealizzata e quella effettiva sono spesso diverse, e il divario tra le due fa soffrire le persone. Questo è abbastanza vero. Non tutti riescono a superare gli esami, e non tutti riescono a diventare gli eroi che desiderano diventare. Tu ne hai già passate tante, di solito Di solito quelle sofferenze bastano per spingere le persone verso l'oscurità. Darkness! Ma tu sei ancora in piedi e affronti una realtà difficile e dolorosa. Per me è davvero ammirevole. D'altra parte, ti sembrerà strano sentirlo dire da una persona che hai appena conosciuto, vero? Mi sembra corretto, però. Sembra una cosa buona. Non hai evitato alcuna domanda in maniera autoironica. Hai un animo forte, Star-kun. Beh, vediamo. Scusa, ci abbiamo messo più tempo del previsto. Che strano, la conversazione ha preso una piega inaspettata. Ehi, in realtà avrei un'ultima richiesta. Posso? Mi dica. Oltre a fare il consulente, sto cercando di portare avanti una ricerca. Non proprio una consulenza, è più una specie di trattamento psicologico. Vedi, è un progetto per studiare il cuore metaforico degli esseri umani. Cosa pensano, cosa provano. Se riuscirò a svilupparlo, potrebbe aiutare molte persone. Dunque, ho bisogno di più dettagli se vuole il mio aiuto. Oh, mi dispiace. Il punto è che vorrei chiederti se potresti aiutarmi con quella ricerca. Devi solo ascoltare le mie teorie e dirmi se ti forniscono qualche idea o spunto di riflessione. Per favore, mi va bene qualsiasi ora. Posso organizzarmi in base ai tuoi impegni, il lunedì e il venerdì, appunto. E, ecco, ho anche un sacco di dolci e salatini. Puoi prenderli, ora sono tuoi. Cos'è, un riscatto? Cioè, va bene, ok, l'aiuto. Davvero, sì, sei un eroe. Vediamo, ci sono. Potrei insegnarti qualche metodo per allenare la mente. Sono un esperto in materia, potrei preparare un programma speciale solo per te. Se ti impegnerai abbastanza, potrei far emergere tutto il tuo potenziale. Va bene, ok, immagino che questo sia il nostro secondo accordo. Sento che il mio legame con Maruki si sta rafforzando. Pam 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 pam. Disintossicazione X. Se Joker è affetto da un'alterazione, può guarire immediatamente. È una cosa che capita raramente, però più avanti riceveremo modo di rendere questa opzione molto più pratica. Oh, giusto, ti spiacerebbe se ci scambiamo i contatti? Ti chiamerò quando avrò tempo o quando avrò bisogno del tuo parere. Va bene.
Ecco fatto. Ok, dovrebbe andare. Sate. Ora, devo fare la mia parte per ripagarti. Parliamo di allenamento mentale e presenza. Vediamo, prima di tutto... Bla 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 bla, sì. Grazie al training Maruki ho ottenuto la maggior forza mentale, ergo 5 SP. Che, oh, buttali via. Sono sempre 5 punti magia extra. Oh, ecco qui, non si può mai dire di no a uno snack, vero? Che palle. Gomma non statica, va bene, grazie. Grazie per l'aiuto oggi, ci vedremo a scuola, va bene, ciao. Grazie Maruki. Mamma mia, devo ammettere, Maruki mi è sempre stato simpatico questo gioco. Ma ho odiato costantemente il fatto che continuasse a regalarmi dolcetti, salatini di sto gran cazzo. Oh. Hai passato molto tempo a parlare con Maruki, si è fatto tardi. Beh, se pensi che ne valga la pena, magari ogni tanto potresti tornarci. Detto questo, direi di dormire. Domani è l'ultimo giorno di esami, giusto? In realtà era oggi l'ultimo giorno di esami. Quindi non posso uscire, Morgana? Mi stai dicendo questo? È tardi, andiamo a dormire. Ti odio. Posso almeno mettere il lettore DVD? Ah già, hai un lettore DVD. Ecco fatto. Guardare DVD, bla bla bla, tutto molto interessante. Dovresti riposare per domani. Ti odio. E andiamo a dormire allora. Andiamo a dormire questa sera. Ti odio Morgana quando mi obblighi a dormire. Almeno dimmi. Ok, non usciamo. Posso fare qualcosa? Posso guardare un DVD? Posso guardare un cazzo di libro? Qualcosa? Oh, che sonno. Sono stato sveglio tutta la notte dopo essermi reso conto che oggi era l'ultimo giorno di esami. Tu? Sveglio a studiare? No. Ci ho rinunciato all'esame. Mi sono messo a giocare e prima che me ne accorgessi era mattino. Ti capisco benissimo, non passerai mai. Quanta virilità. Quanto sei uomo. È quello che capita sempre. Non sono passato tante di quelle volte e non cambierò mai. Non ci provi. Ah, giorno. Oh, guarda un altro che sta dormendo in piedi. Gli esami sono quasi finiti, perciò ho pensato di fare l'ultimo sprint prima del traguardo. Notevole, Lady Anne. Sei di un'altra pasta rispetto a questa stupida scimmia qui. Mamma mia, la cattiveria. Come non ti permettere, eh? Mai più! Il tuo cervello è una nocciolina in confronto al mio. Le dimensioni non contano se dentro c'è l'eco, sai? Cosa hai detto? Ah, vi spiace stare zitti. Mi farete dimenticare tutto quello che ho studiato. È una mia immaginazione. Devi andare in bagno? Che è successo? Cos'è? Hai beccato un palpeggiatore o roba simile? No, non è quello. Non è niente. Morgana, qualcosa ha visto? Morgana, i sensi aumentati. Sta succedendo qualcosa. Qualcuno mi sta inseguendo. Oddio, quel tizio è sceso anche lui. Solo io sono... Non ho visto. Ah, giusto. È lì, è l'audio loro. Devo stare zitto. Vedi, queste scene ti fanno un po' intendere che loro due abbiano un mezzo interesse, ma non lo spiegano. Ho visto un meme di sta scena in cui al posto di Anne c'era Ryuji. Vestito da Anne, ovviamente. È lei. Vieni qua. Ti devo parlare. Ehi. Questa mano allungata. Ehi. Salve. Quanto sei bello però. Sei così bello tu. Madonna, le scene animate lo rendono ancora più carino a lui. È bellissimo. Questo comunque è il meme del gatto. Eccolo qua, il nostro prossimo obiettivo. Cazzo te ridi. Ridi su sto cazzo.
Ti ho visto dalla macchina e non ho potuto fare a meno di seguirti. Non mi sono nemmeno accorto che Sensei mi chiamava, ma grazie al cielo ti ho raggiunta. Ok. Ma che... Sei la donna che cercavo da sempre. Ti prego, vorresti... Aspetta un attimo, io... Fare da modella per la mia prossima opera d'arte. Cosa? Modella? Ciò che ho ritratto sinora era incompleto, ma in te percepisco una passione ineguagliabile. Questo tipo è alquanto sospetto. Stai cercando di assumerla per qualche affare losco? Collaborerai con me? Cosa ne dici? Frena, bello! Si può sapere chi sei? Oh, dove ho messo le buone maniere? Sono studente del secondo anno delle belle arti del Kosei Haig. Mi chiamo Yusuke Kitagawa. Sono allievo di Madarame Sensei e mi ha permesso di risiedere presso la sua dimora. Ambisco a diventare un artista. Eh? Intendi quel Madarame? Lo stesso che l'altro giorno era al Good Morning Japan? Proprio lui. Lo conosci? Lo hanno presentato come l'artista giapponese super famoso e rinomato in tutto il mondo. Ma è lo stesso nome che abbiamo sentito l'altro giorno a Memento. Yusuke! Perdonatemi, Sensei, arrivo subito. Quel vecchio è Madarame. La mostra di Madarame Sensei inizierà domani presso i grandi magazzini, vicino alla stazione. Io sarò lì a dare il mio sostegno nel giorno inaugurale. Vieni anche tu, ti prego. Sarebbe splendido se potessi darmi una risposta sulla possibilità di farmi da modella. Immagino che non nutriate interesse nelle belle arti, ma darò dei biglietti anche a voi. Beh, io ci verrò. Grazie. Ebbene, spero di rincontrarvi domani. Ciao Yusuke, tu e quelle gambe lunghissime che non finiscono mai. Quel tizio è fin troppo semplice da decifrare. Non avrai intenzione di andarci, vero? Invece penso di sì. Beh, i biglietti sono gratis. Cavoli, com'è tardi, ci vediamo dopo. Ma andiamo a scuola insieme, Anne, non scappare. Come si permette di correre dietro a Lady Anne? Ho già memorizzato il suo volto, Yusuke. Quante volte è già capitato oggi? È già la terza, mi sa. Pam 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 pam. Ah, le droghe. Hai conosciuto l'allievo di Madarame per puro caso? Una coincidenza troppo perfetta. Al punto che mi chiedo se tu stia dicendo la verità. Ma va bene. Sto singhiozzo però. Ma va bene così. Quello che più mi interessa è il tuo metodo. È vero che Madarame era un criminale imperdonabile, meritevole del disprezzo che lo ha travolto. Era un adulto che ingrandiva la propria fama e fortuna a spese del sostentamento dei bambini. Ma come hai fatto a scoprire in così poco tempo dei crimini che erano rimasti celati tanto a lungo? Perché... io sono bravo. Nel metaverso, non mi ricordo, nel metaverso. Di nuovo la storia del metaverso. Ok, supponiamo che il cuore di una persona, come hai detto, possa essere risvegliato rubando il suo tesoro. In tal caso, sorge un sospetto differente. Gente impazzita e che ha perso conoscenza senza riprendersi, come nell'incidente in metro. A seconda di come lo interpreti, quel fenomeno può essere anch'esso considerato un risveglio del cuore. Sì, ma uno cattivo. Sei in qualche modo coinvolto anche in questi eventi? Non voglio dirlo, non lo so. No. Capisco. Ah, d'accordo. Continua a parlarmi del caso di Madarame. Sii conciso e raccontami la verità. Anche se conciso è un termine un po' troppo generico, visto che per fare questa parte ci vorranno non meno di 20 ore. No, non è vero. È l'ultimo giorno degli esami, eh? Beh, non dovresti aver problemi. È stato così facile che potresti metterti a sbadigliare. La madonna. Hai fatto tutta la perfezione. Non vedo l'ora di vedere il tuo punteggio. Magari saremo i primi della classe. Chi lo sa? Finalmente ho finito gli esami. Ehi, andrei a fare la seduta. Ho visto che chiamavano i ragazzi della pallavolo. Oh merda, ho frainteso la domanda. Già, mi sembra di dover proteggere quell'insegnante.
Cioè, nel senso, questa risposta era un po' insensata, però va bene, l'accetto. È finita. What the... È finita. A te com'è andata? Sono fiducioso, è finita, non mi preoccupo. Sono stato bravo. Ah già, non ci avevo pensato. Invece dovresti. In ogni caso, possiamo smettere di parlare degli esami. Le valutazioni arriveranno la settimana prossima. Che poi, io mi sono sempre chiesto, chissà che voto ha preso Ryuji in tutti gli esami che faremo, perché ce ne saranno altri. Vedremo sempre il nostro punteggio, solo il nostro, ma chissà lei, Han e chissà Ryuji che voto prendono. Invece di concentrarci su cose ormai passate. Che stai guardando? Il solito sito. È inutile, non c'è uno straccio di informazione interessante e arrivano sempre meno post. Non lascerò che il nostro primo successo sia anche l'unico, ok? Non c'è motivo di essere ansiosi comunque. Idea, perché non andiamo a mangiare qualcosa? Ci è avanzato qualche soldo dall'altro giorno, ma sempre a mangiare, pensi. Ok, allora voglio del sushi o delle anguille d'allevamento. Non ci è avanzato così tanto, ma io sono ricco, ragazzi. Ah già, abbiamo quei biglietti per la mostra di Madarame. No? Aspettate, è domani. Non dirmelo, è stato amore a prima vista con quel tipo, Yusuke. Non è come pensi. Certo che no. È che nello speciale che ho visto in TV, le sue opere erano davvero stupende. E poi abbiamo i biglietti gratis. Inoltre potremmo approfittarne per scoprire di più su quel che abbiamo sentito nel memento. Madarame, giusto? Anch'io sono curioso, magari è una coincidenza, non saprei. Anch'io sono curioso. A parte questo, che ne facciamo degli altri due biglietti? Non vi vanno un po' di belle arti per una volta? Belle arti, eh? Io dico che dovremmo andarci tutti insieme. L'arte rafforza il carattere e un ladro fantasma incapace di identificare un originale fa schifo. Beh, se proprio ci tenete. Allora è deciso. Sarà divertente, mi annoierò a morte, sarà divertente. Già solo la frase andare a una mostra d'arte mi fa sentire più matura. Oh, Annettina. Vediamoci domani all'ingresso della mostra. Va bene, tanto fa tutto in automatico, nel senso, andremo alla mostra, punto. Domani dobbiamo andare a quella mostra con Lady Anne. Voglio proprio scoprire se Madarame ha qualcosa a che fare con il nome che abbiamo sentito nel memento. Domani non dobbiamo tardare, meglio evitare di uscire. Ti odio, Morgana. Continuo a pensare a quel che ha detto Nakanohara. Forse parlava del famoso artista Madarame. Potrebbe essere, credo di no, ottima intuizione. È un cognome raro, in effetti. Dai, su, avete mai sentito altri che si chiamavano Madarame? Non è affatto comune. Se è vero, Kitakawa-gun sta studiando con un maestro corrotto. Un maestro che tratta le persone come strumenti. La vita di Kitakawa-kun, Yusuke, dai, è più facile dirlo. Deve essere terribile. Dobbiamo indagare. Posso almeno allenarmi o andare di sotto? Posso almeno andare di sotto, dai. Hai bisogno di una mano, Sojiro? No. Uffa. Visto che non possiamo uscire, penso che l'opzione migliore sia allenarci. Ti alleni un po'? Potrei anche fare il caffè. Però no, alleniamoci, dai. Ok, al lavoro. Andiamo allora. Vuoi prendere qualcosa? Assolutamente. Vai di frullato iperproteico. No, il proteico e basta, perché è più conveniente e ne ho molte di più. Ci guadagniamo molti meno punti, è vero, però non consumerò l'iperproteico per l'allenamento a casa. Come ho già detto, l'iperproteico ne avremo pochi in tutto il gioco. Meglio non usarli in questo momento, meglio usarli quando andremo in palestra. È davvero un ottimo ritmo, non mollare. Forza allora, vediamo di quanto aumentiamo questa volta. Ottimo lavoro, continuiamo così, ma non hai fatto nulla tu. Vediamo, 6 punti? 6 punti, più 1 per il frullato. E vai, 7 punti in più. Beh, si sta facendo tardi, perché non ti fai una bella dormita e una doccia che puzzi? Pam 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 pam. Pam. Pam 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 para pam pam. Ah, che bella giornata. Dove va questa linea? Oh, la mostra dovrebbe essere inaugurata oggi. Quanta gente, vuoi tornare un'altra volta?
Mi piace molto, ma costa troppo. Forse dovrei chiedere un prestito. Voglio vederla. Andiamoci insieme. Madonna, un prestito per andare a vedere la mostra? E che è? Quanto costa? Ci ha regalato 1.000.000 di yen, praticamente, per vedere sta mostra, Yusuke. Quanta gente! Si romperanno le palle se ti vedono, quindi cerca di non sporgerti troppo il muso, ok? Va bene, mi nascondo. Sei venuta! Già! Siete venuti davvero? Cosa ti aspettavi quando ci hai mollato quei biglietti? Cercate di non dare fastidio agli altri visitatori. Ora, vieni, ti faccio fare un giro. Vorrei anche parlarti del ritratto che ho in mente da realizzare. Beh, a dopo ragazzi. Ciao. Se la caverà Lady Anne. E se la trascinassi dietro qualche dipinto per fare... voi sapete cosa? Ti ho detto di non farti vedere! Ok, scusa. Davvero siamo venuti qui per guardare quadri. Non possiamo tornarcene a casa. Indaghiamo su Madarame, dovremmo dare un'occhiata. Voglio restare. Va bene. Siamo venuti fin qui, quindi un giro me lo faccio anch'io. Da dove dovremmo cominciare? Eccolo lì, Madarame. È quel vecchio dell'altro giorno. Ogni volta rimaniamo stupiti della sua immaginazione. Possiede uno stile così dinamico. È difficile credere che sia tutto opera di una sola persona. Da dove riesce a trarre la sua ispirazione? Beh, è piuttosto difficile da esprimere. Ryuji che va dietro le interviste come Paolini. Beh, è piuttosto difficile da esprimere a parole. Ogni opera sgorga naturalmente dal profondo del mio cuore, come i getti spumosi di una fonte. Naturalmente, dice. Ciò che importa è allontanarsi dai desideri materiali, quali il denaro e la fama. Il mio atelier è una modesta baracca, ma è più che sufficiente per inseguire la vera bellezza. Una baracca? Capisco, perciò svuotare la propria mente permette alla bellezza interiore di emergere. Tuttavia è sorprendente sentir pronunciare la parola baracca dal grande artista Madarame in persona. Che parolona, eh? Capireste se la vedeste con i vostri occhi. La parola baracca mi ricorda qualcosa. Madarame-san, è davvero qui! Da questa parte! Meno male che sono venuta al giorno d'apertura. Ma che cazzo vuole tutta sta gente? Stanno intervistando. Oddio, tanta gente. Ehi, smettetela di spingere. Ci sono troppe persone per i miei gusti. Mi stanno schiacciando. In ogni caso, cerchiamo un'uscita. Vedi di non morire, ok? Non sapevo esistesse così tante forme d'arte giapponese. Solitamente ci si concentra sul proprio stile. Sensei tuttavia ha realizzato tutto di suo pugno. Lui è speciale. Eccoti qui, Yusuke. Sensei. Ah, la ragazza di ieri. Ti piace la mostra? Non saprei come dirla a parole, ma è davvero incredibile. Riesci a percepire qualcosa di dalle tele? Già questa basta per soddisfare noi artisti. Ti auguro di realizzare un'opera meravigliosa, Yusuke. Adesso, se volete scusarmi. Che tra l'altro sto guardando adesso quello che ha fatto Yusuke. Ha guardato dall'altra parte mentre gli parlava. Oh, quanti dettagli che ti perdi la prima volta. Di solito ti aspetti che gli artisti siano un po' schivi, ma lui sembra davvero cordiale. Esattamente. Oh, eccolo, il dipinto che volevo vedere di persona. Questo? Suppongo rappresenti la rabbia del pittore. Non ne sono sicura, ma ci vedo un'enorme frustrazione. Pensare che una persona così solare e gentile possa realizzare un'opera simile. Qualcosa non va. Non farci caso. Ci sono opere migliori di questa. Vieni da questa parte. Ehi! Panabaum. Che bella giornata di pioggia. Quella vecchia mi ha dato una gomitata. Ma grazie a lei ora mi ricordo. Che cosa? Beh, lasciamici arrivare. Riguarda un posto online. Ecco, guarda. Perché ve ne siete andati senza di me? Non hai capito. Siamo stati trascinati via da questa folla enorme e...
Comunque, vieni a dare un'occhiata anche tu. Questo posto potrebbe riferirsi a Madarame. Eh? Cosa dice? C'è un maestro d'arte giapponese che plagia le opere del suo allievo. Solo il suo volto finisce in TV. Plagia? Non ci avevo dato molto peso la prima volta, ma quando ho sentito Baraka e Madarame, ding! Tratta in modo orribile i suoi allievi, che vivono con lui. Non gli insegna nulla e li comanda a bacchetta. È un trattamento disumano, come se stesse ammaestrando dei cani. Oltre al plagio, gli abusi? Se fosse vero, sarebbe uno scandalo clamoroso. Mi chiedo se non sia stato Kitagawa-kun a postarlo. Insomma, lui è un suo allievo. Chi lo sa, è anonimo. In tal caso, è possibile che Madarame di cui abbiamo sentito parlare nel Memento sia la stessa persona. Un uomo del genere che compie atti simili. Mi domando se possiamo chiederlo direttamente a quell'ombra. A dire il vero, ci basta parlare con lui nella realtà. E come lo gestiamo la cosa? Andiamo lì e gli spieghiamo tutto, compresi il Memento. Inoltre, se facciamo tutto alla luce del sole, c'è il rischio che Madarame lo venga a sapere. Ah, già, avete ragione. Ehi tu, che ne pensi di Madarame? Non ti sembra sospetto? Forse il posto è falso, non saprei, certo che sì. Vero, eh? Si incastra tutto troppo bene per essere una semplice coincidenza. Se questo posto è vero, siamo di fronte all'obiettivo che stavamo aspettando, no? Beh, sì, ma... siamo davvero convinti. Comunque, alla fine hai deciso se fargli da modella o no. Kitagawa-kun mi ha dato il suo contatto. E l'indirizzo dell'atelier del suo sensei. Ha detto che vive lì, giusto? Tempismo perfetto. Proviamo ad andarci domani. Faremo visita alla casa di Madarame subito dopo la scuola. Volete che posi come modella domani? È troppo presto. Cosa? Andremo solamente a scambiare due parole con Kitagawa. Oh, intendevi questo? Ok. Ti proprio sei stata convinta in maniera esemplare. Bravissima. Comunque, dobbiamo scoprire se quelle voci su Madarame sono vere. Se lo fossero, potrebbe essere proprio ciò che ci serviva. Posso allenarmi oggi? Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata? Assolutamente. Andiamo a vedere che cosa ci offrono oggi. Forza, forza. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Prima di tutto, pacchetto allevi allergie per chi è stanco di star male. Due maschere calmanti, 20 gocce per gli occhi. Tutto ciò in un solo set, incredibile. Ma aspettate, c'è dell'altro. E ora il dono cure cosmetiche. Un diffusore di aromi, un multivitaminico. Ecco, fa parte di un unico set incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Non resteranno pochi, è la vostra ultima occasione per comprare. Viva il capitalismo. Pare che i telefoni stiano davvero squillando senza sosta. Comprandone uno, l'altro andrà sicuramente esaurito. Siccome i soldi ce li ho e i doni per i confidant alla fine si possono comprare anche al di fuori, comprerò questo. Tanto costa molto meno e mi offre qualcosa di utile. Oh, ci ha contato un altro acquirente, grazie infinite. Grazie. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. Ora dobbiamo solo aspettare che arrivi. Mamma mia, tutta questa enfasi e poi... Ora dobbiamo aspettare che arrivi. Posso uscire? Mi sa di no. Visto che non possiamo fare niente, Morgana, io direi di allenarmi. È vero, l'allenamento in casa non sarà il top, però... meglio di niente aumentare la vita, no? Ok, al lavoro, mettiamo alla prova il tuo spirito combattivo. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato proteico? Che okay, sempre meglio di niente, ne abbiamo ancora 94. Hai voglia prima di finirli. Chissà, magari in realtà arriviamo a finirli tutti ai 99. Cominciamo.
Oh, un nuovo tipo di allenamento con Morgana sulle gambe. Non pensare al mio peso, è solo la tua mente. No, anche i tuoi croccantini, Morgana. È più divertente di quanto pensassi. Mia, aiuto! Ah, mi porta via! Dio mio, è bellissima questa scena. E di nuovo la Yanko pose. Pensavo che le trazioni normali ormai fossero non bastassero più. Forse abbiamo esagerato. Pare che tu abbia acquistato della forza. Beh, ci credo, dopo averti sollevato sulle gambe. 7 HP, di cui uno in più per il nostro frullato. Grazie. Andiamo a dormire. Pum pum. Oh, guarda, cos'è, un'interrogazione, Maruki? Ehi là, sono il dottor Maruki, il vostro consulente scolastico. Grazie alla scuola ora posso parlarvi anche al di fuori delle sedute. Vorrei parlare un po' di come la salute mentale e la percezione può influenzarvi. Tranquilli, non voglio stressarvi e cose simili, rilassatevi ed ascoltate. Voi ragazzi, quanto ne sapete della mente emotiva? What? Capite, quello che succede nella vostra mente può incidere sul vostro corpo in maniera significativa. È stato provato che potrebbe anche guarirvi a seconda del vostro atteggiamento. Dunque, Star-kun? Sì? Come si chiama il fenomeno per cui basta credere al potere di una terapia per ottenere miglioramenti? Il placebo, come dare uno zuccherino a un bambino e dirgli: tieni, questa medicina ti farà stare benissimo. Corri là. Sì, esatto. Alcune persone specificano che il placebo non ha capacità curative, ma anche se non ha effetti chimici, il farmaco può alterare la percezione e favorire il miglioramento. D'altronde, chi non crede nell'efficacia del farmaco potrebbe anche peggiorare. Quello è il nocebo. Non sapevo esistesse anche il contrario del placebo. Hai sentito la domanda? Non ci sono proprio. Forse dovrei chiedergli di prestarmi i suoi appunti. Bastardi. Certo, prima da criminale a poi mi presti gli appunti. Pezzi di merda! È solo un esempio, ma il punto è che il corpo e mente sono più connessi di quanto crediamo. Quindi è importante che non vi sforziate troppo. Ricordatevi, anche la vostra mente ha bisogno di riposo. Il mio compito è aiutarvi in tal senso, quindi quando siete giù di morale, venite in infermeria. La mente influenza il corpo, eh? Pensi che credendoci abbastanza diventerò umano? Morgana. No. Continua a crederci, dai. Ce la puoi fare. Pa-da-pa-pam. La mostra di Madarame è fantastica. Devi vederla. Ultimamente sono un po' giù. Forse dovrei andare a una seduta. Chi avrebbe mai detto che l'arte potesse essere così esplosiva? Sei già stato a una seduta? La mostra di Madarame? Fino a quando durerà? Abbastanza tempo, secondo me. Pam pam. I ladri fantasma che si spostano in metro, esattamente come facciamo tutti i giorni per andare a scuola. Il treno è il modo più veloce per arrivarci. E poi a bordo sono ammessi gli animali. Miau. Ehi, chi stai dando dell'animale? A te. Zitto, coso. Guarda che non abbiamo pagato una tariffa per gli animali. Sono io quello che vi guida. Dovreste chiamarmi maestro. Oh, un gattino. Oh, cavolo. È suo quell'animale, signore? L'ho sentito miagolare. È un peluche. Te lo sei immaginato? È solo un mostro. È solo un peluche. Sì, è solo un giocattolo. Se gli schiaccia la testa, miagola. Sentito, Phoenix? Premigli la testa. Tutto ciò è assurdo. Miau. Wow, ancora, ancora. Premilo con delicatezza, premilo con forza. Vai di button smashing. È divertentissimo, voglio sentirlo di nuovo. Mi è salito il rigurgito. Sul serio? Prossima fermata Shibuya, apertura porta a sinistra. È la nostra fermata. Beh, ci vediamo, ciao ciao. Ciao ciao. Adesso ti vomita nella borsa. Io che poi ho... Una delle mie altre preoccupazioni era
credere che ci fosse anche, oltre a un sistema di livellamento della, dei nostri confidence, anche un sistema negativo. Quindi se facevo qualcosa che andava contro le loro idee, perdevo punti. E invece no. Allora, che linea dobbiamo prendere? Non sembra che ci siano stazioni nei pressi dell'indirizzo. In pratica, la stazione vicina è questa. Che dobbiamo fare il resto della strada a piedi. Che razza di ladro fantasma è uno che prende la metropolitana e poi scende e se la fa a piedi? Un ladro fantasma che dovrebbe stare zitto. Dovrebbe essere una baracca, anche se il suo quartiere è questo. Normale che per un artista famoso. Il tragitto più breve passa per la piazza della stazione e poi per Central Street. Muoviamoci. Ok, andiamo a Central Street, ragazzi. Oh, che bella giornata, eh. Potremmo farci una foto tutti assieme. Sicuro che sia di qua, non ricordo di aver visto case. Dovrebbe trovarsi in una residenziale oltre Central Street. Dovremmo camminare un po'. Ok, muoviamoci. Ok, vai, vai pure. Suguo Kamoshida, un ex atleta olimpico, insegnante alla Shujin Academy. Il motivo per cui si è costituito è un grande peso sulla coscienza, La mente umana non cambia così facilmente, tantomeno il temperamento naturale. Shujin Academy, sembra improbabile. Magari manderò qualcuno a dare un'occhiata, per sicurezza. Io sono il capo e qui faccio casino. Quella? L'indirizzo è giusto. Mamma mia, è proprio brutta come baracca. La targa sulla porta dice Madarame. Suona tu il campanello. Io? Non è che verranno giù le pareti appena lo faccio. Madonna mia, la cattiveria. Nessuno sta a notisca o abbatteremo la casa, ok? Mamma mia, quanto siete stronzi. Dingete dongete. Chi è? Sensei, al momento... Sono Takamaki. Arrivo subito. No. Ci vive davvero qualcuno qui. Takamaki-sa. Ci siete anche voi due. Ehi, scusaci, ma non siamo qui per parlare di pose e roba simile. C'è una cosa che dobbiamo chiederti. È vero che Madarame plagia i dipinti degli altri e che abusa persino delle persone? Parli sul serio? Lo abbiamo sentito online. Questo? Oh, che bello che sei, Yusuke. Che assurdità. Il già il plagio è un'insensatezza. Ma l'abuso. Se odiasse i bambini al punto da fargli del male, non avrebbe mai accolto gli allievi in casa sua. E io sono quello che risiede qui da più. E io sono quello che risiede e studia presso di lui. Se dico che è tutto falso, non c'è alcun dubbio. Potresti anche mentire. Questo è inconcepibile. Ero senza famiglia quando Sensei mi ha accolto per farmi diventare quello che sono. Se continuate a ridicolizzare l'uomo a cui devo la vita, vi farò rimpiangere tutto questo. Lo pensi davvero? Yusuke? Che succede? Ti ho sentito gridare. Queste persone vi stanno calunniando con accuse infondate. Perdonali, Yusuke. Devono aver sentito qualche pettegolezzo allarmante e si sono preoccupati per la loro amica. Capisco, Sensei. Beh, anch'io dubito che un vecchio irritabile come me possa piacere a tutti. Non intendevamo dire questo. Scusatemi se mi sono intromesso nella vostra conversazione. Ad ogni modo, ho dei vicini qui intorno. Potreste abbassare la voce? Ora, se non vi dispiace... Sensei, non se ne vada. Sono stato scortese, mi dispiace. Ma certo, sono sicuro che credereste a Sensei se vi mostrassi un certo dipinto. È la sua prima opera, nonché la più rappresentativa. Si intitola Sayuri. Che a leggerlo così sembra la figlia illegittima fra Sayori e Yuri. Sayuri? È il dipinto che mi ha ispirato a diventare un artista. È davvero bellissimo. Non me ne intendo d'arte o roba simile, ma anch'io sento di dire che è notevole. Quando ti ho visto per la prima volta ho percepito la stessa emozione di quando ho visto questo dipinto. Vedendo me, vorrei riuscire a catturare la bellezza simile.
e credo che ritrarti concorra a questo obiettivo. Ti imploro, considera la mia offerta. Mi dispiace che vi siate disturbati a venire fin qui, ma oggi devo assistere Sensei. Spero che potremo continuare a discutere un'altra volta. Ora, se non vi dispiace... Questi due sembrano delle brave persone, no? Forse il Madarame di cui abbiamo sentito parlare nel Memento è un'altra persona. Cavoli, proprio quando pensavamo di aver trovato un obiettivo. Che ne dice il Metanav? Ehi, l'app! Ha captato tutta la nostra conversazione. Questa schermata significa che anche Madarame è un palazzo, vero? Ma perché? Madarame, plagio e poi baracca. Si direbbero queste le parole chiave. Sul serio? Però che diavolo sta succedendo? Un vecchietto come lui può davvero avere un palazzo? Abbiamo il nome della persona e il luogo. Per accedere al palazzo ci manca solo la cosa per cui Madarame ha scambiato questa baracca. Intendi come Kamoshida, che considerava la scuola come il suo castello? Esatto. Proviamo a dire qualcosa, le prime cose che vengono in mente. Così è un po' difficile, però... Perché non parliamo da castello? Poi, che ne dite di prigione? Ah, che palle! Carcere, deposito e ufficio del consulente scolastico. Ci metto anche fattoria. Niente di tutto questo. Nemmeno un riscontro. Forse ci conviene tornare un'altra volta. Un edificio legato agli artisti. Se partiamo da questo presupposto, cosa potrebbe essere? Più facile di così, ragazzi. Un museo. Pam pam pam. Avvio navigazione? Wow, davvero! Che bella sta musichetta. Eccoci qua. Ehi, quando è attivato il navigatore? Mi è preso un colpo. Non l'ho deciso io, siamo semplicemente riusciti ad azzeccare la parola. E se non me ne fossi accorto, mi fossi allontanato e fossi stato sorpreso da un nemico? Te ne saresti accorto non appena avresti cominciato a camminare su due zampe. Quindi persino tu, Morgana, puoi scivolare nel metaverso senza accorgertene. Sì, dove la distorsione cognitiva è scarsa, le differenze possono essere impercettibili. Lasciate perdere, guardate. Tan tan tan. Quella baracca è davvero una specie di museo. Andiamo a dare un'occhiata. Va bene. Corriamo. È apparsa della gente. È così stravagante da risultare pacchiano. È un museo, giusto? È davvero la casa di Madarame. Beh, un palazzo è un mondo nato da una mente distorta dei desideri. Ricordate il castello di Kamoshida? Le opere di Madarame però sono esposte anche nei musei veri. Le sue mostre hanno un gran successo e la gente lo rispetta. Perché fantasticare su un museo? Non hai tutti i torti. E non ha nemmeno a che fare con il plagio e gli abusi. Proviamo a dare un'occhiata in giro. Scervellarci adesso è abbastanza inutile. Giusto. A parte questo, il museo non è un must per i ladri fantasma. Sì, decisamente. Ecco il nostro Joker. Lo penso proprio come te. Ma cavoli, guardate che folla pazzesca. Beh, se non possiamo passare dall'entrata in quanto ladri fantasma, dovremmo trovare un'altra via. Ok, diamo il via all'infiltrazione. Dobbiamo fare la fila pazzesca. Non essere idiota, non passeremo dalla porta principale. Ma l'edificio è circondato da un muro altissimo. E lì c'è un furgone. Dobbiamo trovare un modo per salire fin lassù. Forza, diamoci da fare. È proprio lì. C'è un furgone, ragazzi. È proprio qua. Ecco fatto. Dai, saliamo e avanziamo. È davvero così che vede quella baracca fatiscente. Brilla in modo quasi fastidioso. È tutta d'oro. Ancora non mi rendo conto che è il palazzo di quel vecchio. È per questo che siamo qui, giusto? Forza, diamo un'occhiata. Speriamo di trovare qualche nemico. Vorrei combattere, effettivamente. Da un bel po' che non lo facciamo. Corriamo, forza. Vediamo, qui c'è una fontana. Qui ci sono altre strutture su cui possiamo correre e saltare. Aspetta, fermo. Lì c'è un vaso, posso romperlo?
Assolutamente. Quindi proseguiamo di qua. E quello è un nemico, però a quanto pare è meglio non scendere. Proseguiamo. E guarda, proprio come dei veri ladri. Scendiamo dal lucernario. Proprio un classico, proprio delle storie di ladri nei musei. Oh, il lucernario è aperto. Da lì dovremmo riuscire ad entrare. Ma perché è aperto? Cioè, e se piove entra l'acqua? Ma è troppo in alto. Come faremo ad uscire passando da lì? Tranquilli, ho una corda. D'altra parte sono lo specialista degli attrezzi. Allora Joker, che ne dici? Vuoi entrare? Dai, vai, entriamo. Rum. Queste opere sono strane. È tranquillo qui, forse anche troppo. Ehi, sì, si muove. Avanti, siamo in un palazzo, non c'è bisogno di farsela sotto. Il palazzo riflette il cuore del proprio signore. Meglio dare un'occhiata a questi quadri. Leggiamo. Oh, ehi, qui c'è una specie di spiegazione, vediamo. Un nome e un'età, ma che cavolo... Dubito che sia il titolo del quadro, giusto? Che sia il nome dell'artista. Controlliamo anche gli altri quadri, potremmo nascondere qualcosa di importante. Vediamo subito. Magari in questa stanza troveremo qualcos'altro. Ehi, non ha alcun senso. Madarame è famoso per la varietà del suo stile. Tutti i dipinti esposti però sembrano uguali. Sono molto diversi da quelli della... Un momento. Questo non è il tizio che abbiamo visto nel memento. Quello che parlava male di Madarame. Natsushiro Nakanohara. C'è il suo nome sulla targa. Ehi, non capisco. Perché c'è il suo ritratto? Ma soprattutto, perché c'è il suo nome sotto? È vero, in genere non c'è il titolo dell'opera o il nome dell'artista. È davvero un mistero. Va bene, per il momento continuiamo a cercare. La mia voce che se ne sta andando piano piano. Cosa? Impossibile! Oh, Yusuke. Ehi, questo non è il ritratto di quel tizio. C'è scritto Yusuke Kitagawa. Impossibile sbagliarsi. Un momento. Secondo voi cosa sono questi dipinti? Visitatori, gli allievi di Madarame. Solo dei ben dipinti. Gli allievi di Madarame. Ma sono tantissimi tra l'altro. Credo che tu abbia ragione. Sul serio, tutti quanti. Ma c'era solo Yusuke quando siamo andati a casa sua. Probabilmente si tratta degli ex allievi. E ora ne è rimasto solo uno. Tenendo conto delle parole di quel Nakanohara, le cose si stanno facendo più chiare. Va bene, continuiamo a indagare. Ci serve qualcos'altro per confermare le nostre deduzioni. Va bene, cerchiamo qualcos'altro. Ad esempio, questo vaso mi irritava. E poi, eccoci arrivati. Delle ceste. Oh, guarda, una mappa. Che c'è? Hai trovato qualcosa? Siamo qui per indagare, quindi esaminiamo tutto ciò che attira la nostra attenzione. Assolutamente. Ad esempio, questo forziere. Grazie della bambola di paglia. Poi quest'altro forziere con il lucchettone. Per fortuna che abbiamo il grimaldello duraturo. Questo dovrebbe essere un'arma. La sciabola lunare, che è un'arma per Morgana, ma ormai. Che c'è da dire in più? Prendiamo la mappa. Cos'è? Una brochure? Troppi dettagli per un palazzo del cavolo. Perché dovrebbe prendersi la briga di fare certe cose? Oh, quindi c'è una guida del museo. Prendiamola. Ecco fatto. Sì, magari c'è indicata anche la posizione del tesoro. Proprio, eh? È possibile. Come minimo dovrebbe aiutarci a capire le dimensioni di questo posto. Ecco fatto. Ma la mappa mostra solo metà del museo. Vedo, c'è scritto che è la prima di due. Quindi l'altra deve essere da qualche parte qui intorno, giusto? Ma quanto è grande questo posto? È un museo. Ce ne preoccuperemo poi. Adesso dobbiamo capire la cognizione di Madarame. Potremmo dover rivedere il piano in base a ciò che scopriremo. Voglio dire, ha un palazzo. E a me sembra abbastanza sospetto. Va bene, andiamo a vedere cosa si nasconde nella prossima stanza, ovvero questa, dove c'è questa statua iper d'oro. Guardate, guardate che roba. La fonte infinita. Un'opera d'arte conglomerata, creata dal grande direttore Madarame con i suoi fondi.
Questi individui dovranno offrire le loro idee al direttore per il resto della loro vita. Coloro che non possono farlo non sono degni di vivere. Ehi, sembra proprio che riferirsi al plagio, no? Merda, che vecchio imbroglione. In sostanza i suoi allievi sono di sua proprietà. Se è vero, non merita di essere chiamato artista. Sta rubando le idee dei suoi studenti più talentuosi in cambio del loro sostentamento. Mi chiedevo cosa fossero quei ritratti. Deve essere la cognizione che ha dei suoi allievi. Qui c'è scritto anche che non hanno alcun valore. Avrà a che fare con gli abusi. Madarame se li tiene stretti finché sono utili, ma quando non lo sono più, li sta trattando come fossero schiavi o strumenti. Perché Yusuke se ne sta zitto? Non ha motivo di insabbiare tutto. Ha detto che deve la sua vita a Madarame per averlo accolto. Sì, ma quando eravamo alla mostra mi sono complimentata per una delle opere esposte. Ma Kitagawa-kun si è comportato in modo strano. Forse anche quel dipinto è un plagio. Allora che si fa? Non ce n'è abbastanza per prendere di mira Madarame. Diamoci dentro, ho ancora dei dubbi. Voi che ne pensate? Dovremmo prima verificare i fatti con Yusuke. Già. Verificare cosa, però? Voglio dire che ci servono delle prove concrete di questi crimini che siano avvenuti davvero. Che rottura di coglioni. Inoltre, ci sono ancora troppe cose che non sappiamo di Madarame. Hai ragione. Proverò a contattare Kitagawa-kun. Se accetto di posare per lui, potrei riuscire a strappargli la verità. Aspetta, vuoi davvero farlo? Sarà bene che veniate con me, ok? Mi spaventa andarci da sola. Famoso e rinomato artista, eh? Potrebbe essere piuttosto di Kamoshida. Beh, continuiamo a prepararci finché non otterremo conferme da Yusuke. Questa è la nostra prima missione come veri ladri fantasma. Dobbiamo farcela, a qualunque costo. Esatto. Tutto distorto, Mona. Il motivo per cui Yusuke nasconde la verità, eh? Perdoneresti qualcuno senza condizioni se gli doveste la vita? Non ne sono più così tanto sicura. Perché questo discorso? Secondo Kitagawa-kun, Madarame non è un problema. Che vuoi dire? Qualcosa non va. Cioè, Madarame è cattivo, però forse sono incerta perché non ho mai incontrato una delle sue vittime. Già, in fondo è completamente diverso rispetto a quel che è successo con Kamoshida. Potrebbe essere un ragionamento un po' tirato, ma se una persona cattiva non sta causando problemi, ha veramente senso per noi agire? Beh, non hai torto. Questa è una di quelle cose che ho mal sopportato di questo gioco della serie. Ok, facciamo i ladri fantasma, andiamo a salvare la gente, eh? Poi al minimo dubbio, ma stiamo davvero facendo la cosa giusta? Sai che non lo so? Forse dovremmo lasciarlo perdere questo qua. Mamma mia. Lasciamo decidere a Yusuke se vale la pena o meno attaccare Madarame. Non so, per quanto mi riguarda non perdonerei mai quel bastardo. Sentiamo Yusuke. Sì, in fondo potremmo discuterne più avanti. Ok, domani dopo la scuola lo becchiamo a Shibuya. Ehi, è arrivato un pacco per te. Oh, grazie. La maschera calmante, le gocce per gli occhioni. Grazie, è il mio ordine, eh già.